La paura fa 90, recitava un vecchio adagio. In questo caso è l'amarezza a fare 90 per il Real Giulianova, che perde al photo finish una contesa che avrebbe meritato quantomeno di pareggiare. Pezzotti scodella un piazzato in area. Bifulco, fino a quel momento irreprensibile, sbaglia i tempi dell'uscita e Jelo da due passi mette dentro. Il successo è leopardiano, come all'andata. Il Giulianova, bello autoritario per 80 minuti, fa il pieno solo di recriminazioni. Sfida godibile e vivace quella del Tubaldi. Giampaolo ripresenta Borrelli a dare qualità al suo 3-5-2, ancora orfano di Pera. Il Giulianova, schierato con il 4-3-3, ritrova Castiglia e Francesco Di Paolo. Partono meglio i giuliesi. Dopo appena 4 minuti, Di Paolo, sulla rifinitura aerea di Cesario, alza il pallonetto di poco sopra la traversa. Un giro di lancette e il sinistro di Barlafante mette i brividi ai leopardiani. Alla prima accelerazione però la Recanatese trova il vantaggio. Senigallisi sprinta a destra. La difesa contiene, ma Titone calamita la sfera e la scarica al limite per Borrelli, che in un colpo da biliardo mette dentro sul palo lungo. Il Giulianova però non smarrisce le sue certezze e tatticamente resta molto ordinato, soprattutto nella fase di non possesso. Il Real sfiora il pareggio al 20°. Punizione di Castiglia, palla che incoccia la parte inferiore della traversa e torna in campo. La Recanatese vive di fiammate. Due minuti più tardi, sul traversone di Pezzotti, Senigallisi incorna a colpo sicuro. Bifulco interviene e disinnesca il pericolo. Episodio dubbio. I locali ritengono che la sfera abbia oltrepassato la linea bianca, ma il direttore di gara fa proseguire. La squadra di Del Grosso gioca con personalità. Minuto 34. Sull'asse dei fratelli Di Paolo nasce un'occasione nitida. Palla larga. Ospiti ancora pericolosi al 43°. Marcantonini si salva in qualche modo sulla percussione di D'Antonio. Prima del gong, Bifulco è miracoloso sulla conclusione volante di Senigallisi, con Titone che di testa non trova lo specchio. Al rientro in campo il Giulianova trova immediatamente il pareggio. Nel mucchio che si genera in area il tocco risolutore è quello di Cesario. Rispetto alla prima frazione i ritmi sono molto meno frenetici. I leopardiani ci provano al sesto. Bifulco si distende per dire di no a Pedroni. L'equilibrio resta sovrano, ma nelle ripartenze il Giulianova fornisce netta la sensazione di poter far male. È out l'inzuccata di Francesco Di Paolo al 17°. Poi, poco prima della mezz'ora, il Giulianova trova il gol del sorpasso. Lineare ed efficace lo sviluppo della ripartenza che Barlafante finalizza con un sinistro preciso. La Recanatese sembra le corde, ma Pezzotti la rianima 4 minuti più tardi, con un sinistro potente che vale il 2-2. Del Grosso deve operare una serie di cambi in rapida sequenza, mutando anche l'assetto, spiegando poi in un dopopartita polemico il perché. I locali ritrovano verve, mentre il Giulianova spegne definitivamente la luce. 40°, Esposito verticalizza dalla propria tre quarti. Ancora Bifulco dice di no alla volata di Titone. La prestazione del portiere abruzzese viene macchiata in parte dall'errore di valutazione al 90°, che poi produce il gol vittoria di Jelo. Con le residue forze il Giulianova organizza l'ultimo affondo. Ci prova Di Paolo, chiuso. Poi sull'angolo seguente Gueye non inquadra lo specchio. Finisce qui. La Recanatese torna al terzo posto. Il Giulianova invece, che non vince ormai da quasi 3 mesi, resta in una complicata situazione di classifica e torna a casa a bocca asciutta. Giampaolo, è sembrata la riedizione della partita dell'andata, sotto, poi nel finale avete vinto, stessa situazione si è materializzata oggi. Sì, è vero, solo che a Giulianova abbiamo fatto una partita molto più giusta secondo me, invece qui nonostante che siamo andati in vantaggio, che potevamo raddoppiare, poi ci capita spesso che nel secondo tempo perdiamo un po' di concentrazione, le squadre poi prendono coraggio, siamo andati addirittura sotto. Però poi questa squadra ha avuto una grande reazione, è riuscita a ribaltarla, addirittura a vincerla, e questo in questo momento qui è molto molto importante. Successo di oggi che fa il paio con la bella prestazione di Notaresco e soprattutto il fatto che oggi avete accorciato e guadagnato su tutte le dirette concorrenti. Sì, è stata una giornata positiva per noi perché c'erano scontri diretti importanti, non poteva andare, cioè è andata molto molto bene. Dobbiamo, come dicevo prima, dobbiamo pensare partita dopo partita perché le partite sono 11, sono ancora tante. È normale che non dobbiamo sbagliare, oppure dobbiamo sbagliare il meno possibile, però ci dobbiamo credere fino alla fine perché questa squadra secondo me ha qualità importanti, deve crescere un po' sotto il profilo della personalità, perché le partite bisogna gestirle meglio, non bisogna soffrire fino alla fine.
un dato di fatto che fuori casa questa squadra sembra che abbia più sicurezza, invece in casa alcune volte non riusciamo ad esprimerci come facciamo fuori casa. È una questione secondo me mentale che dobbiamo capire e convincerci che bisogna fare meglio. Del Grosso, quanta amarezza c'è perdere una partita in questa maniera? Tanta, ma purtroppo non è la prima, quindi questa è la realtà, accettiamo il verdetto pur sapendo comunque che abbiamo svolto una partita secondo me importante, dove abbiamo dato molta intensità, abbiamo creato palle gol, abbiamo giocato sempre a viso aperto e questa è una cosa positiva. Per 80 minuti Genova è equilibrato, paradossalmente il gol del 2-1 ha rimesso in carreggiata la Recanatese, questo è il paradosso. Il gol del 2-1 ha rimesso in carreggiata la Recanatese perché appena abbiamo fatto il 2-1 ho avuto quattro giocatori importanti che mi hanno chiesto il cambio, quindi per dolori alle gambe, per crampi, tutto qua, non è una critica, ma in questi casi io sto vincendo 2-1 a Recanati, giocando in questo campo contro la Recanatese che era in quel momento molto molto in crisi, avevamo trovato una quadratura dove riuscivamo a ripartire benissimo, quindi secondo me potevamo anche giocarcela per raddoppiare ancora. E quindi mi sono ritrovato con quattro giocatori molto importanti a chiedermi il cambio. In 5 minuti ho dovuto cambiare assetto la squadra e questa cosa non è facile. Io quando giocavo, e pur sapendo la crisi che sto vivendo, sto vincendo fuori casa a Recanati, il 2-1, a me i crampi sparivano. Purtroppo non so se ero sbagliato io a questo punto, oppure qui purtroppo sì, ci sono queste problematiche che poi comunque nell'arco di una gara ne puoi pagare, perché se fosse una o due sostituzioni, ma quando ti chiedono il cambio quattro titolari di un'importanza elevata, è chiaro che poi si fa fatica.